Innanzitutto, buonasera. Questa sera noi presentiamo una nuova tecnica di acquisizione che è basata sull'acquisizione tramite uno strumento che è noto come l'asse scanner da foro, uno strumento che non si vede tutti i giorni in giro, diciamo, perché ha un costo piuttosto elevato. E a questo punto vorrei dire anche che questi studi sono anche permessi dal fatto che la Regione Puglia stanzia, con i finanziamenti PIOFESR, stanzia delle somme importanti anche per questo tipo di indagini. Questo lavoro inoltre è stato svolto in collaborazione con il Comune di Cutrofiano e con i tecnici del Comune di Cutrofiano, che stanno redigendo il piano urbanistico generale e che hanno un problema, quello delle cavità antropiche connesse alla presenza di un diffuso di una diffusa rete caveale nel sottosuolo che è stata realizzata diciamo nel secolo scorso, e l'attività è continuata anche successivamente. Roberto? Computer. Allora, giusto per finché riparte, vi dico che questo intervento mi è stato facilitato anche dall'intervento di questa mattina del dottor Mario Parise, che ha un po' illustrato quelle che sono le criticità, alcune delle principali criticità del territorio pugliese, e tra queste certamente una delle più importanti è connessa alla presenza di cavità nel sottosuolo, cavità che sono sia di origine naturale, perché come molti sanno la Puglia è costituito da un bedrock carbonatico che è spesso diverse migliaia di metri, e in trasgressione sul bedrock carbonatico poggiano delle calcareniti tenere, essenzialmente di età plio-pleistoceniche. Chi ha avuto modo di leggere uno dei poster che era appunto appeso nella sala ha avuto anche modo di vedere quelle che sono le differenti caratteristiche delle calcareniti pugliesi. Vado spedito. Allora, come il dottor Mario Parise diceva stamattina, per quanto riguarda le tecniche di rilevamento delle cavità ipogee è molto importante il rilievo speleologico. Rilievo speleologico perché permette appunto di dare una conoscenza precisa dell'andamento plano altimetrico delle cavità. A questo riguardo mi preme segnalare che in Puglia la Federazione Speleologica Pugliese ha fatto un lavoro eccezionale di censimento appunto sia delle cavità di origine naturale che delle cavità di origine antropica. Accanto, diciamo, al tradizionale rilievo speleologico è molto importante anche il rilievo geologico, per tutta una serie di motivi che sono stati detti anche nelle precedenti presentazioni. Il rilievo geologico permette di individuare e cartografare tutti gli elementi di instabilità, sia quelli che sono già avvenuti sia quelli che stanno per avvenire, quindi incipienti, permette di dare una verifica dello stato di alterazione dell'ammasso roccioso e di caratterizzare poi dal punto di vista geomeccanico appunto l'ammasso roccioso, e di prelevare dei campioni di roccia per le opportune analisi di laboratorio. Il rilevamento negli ultimi dieci anni in particolare è stato affiancato da altre tecniche che si basano sulla tecnologia dell'asse scanner, che è uno strumento innovativo che permette di ricostruire, di ottenere dei rilievi geometrici delle cavità con un dettaglio in alcuni casi anche centimetrico. L'asse scanner che abbiamo utilizzato noi permette di intervenire e di ottenere dei rilievi appunto geometrici tridimensionali anche in alcuni casi specifici, cioè quando l'accesso alle cavità è ostruito, cioè un operatore non si può recare personalmente all'interno delle cavità perché non vi è l'accesso, perché l'accesso è stato completamente ostruito, o anche perché c'è un dissesto in atto per cui l'accesso in sicurezza del personale sul posto è impossibile. Quindi in questi casi è possibile utilizzare questa nuova tecnologia che, come dicevo, è molto versatile, può essere utilizzata, come abbiamo fatto noi, in foro di sondaggio rivestiti,
e anche in accesso in cavità con accesso sia orizzontale che verticale. Quindi opportunamente modificato funziona tra le altre cose anche come un laser scanner terrestre di tipo tradizionale. Impiega tecniche di acquisizione basate sulla misura del tempo di volo, cioè misura la distanza che il laser ci mette per arrivare fino al bersaglio e per tornare indietro, e quindi non ha la necessità di piazzare dei riflettori sui bersagli. Ruota su due assi e consente di fare un rilievo della cavità a 360 gradi fino ad una distanza di 150 metri e con un'accuratezza che è di più o meno 5 cm. Incorpora al suo interno sensori di inclinazione e di rotazione che permettono in ogni momento di acquisire la posizione e l'orientazione della sonda nello spazio, assicurando in questo modo la restituzione di una nuvola di punti che può essere georeferenziata. Lo spiego con delle immagini, così magari si capisce anche meglio. Ci sono delle fasi preliminari. La prima fase che vedete qui a sinistra è l'acquisizione con un GPS differenziale della quota del boccapozzo. Quindi noi acquisiamo le coordinate del boccapozzo, dopodiché in alto a destra noi misuriamo anche l'azimutto con una normale bussola da geologo, e questi dati poi vengono inseriti all'interno di un programma per l'acquisizione della nuvola di punti. Il laser scanner altro non è, come potete vedere, che un'asta lunga 2 metri. L'apparato di acquisizione è concentrato nella parte terminale del laser, quindi in questa zona rossa, in questo punto qui. Il laser è anche dotato di una telecamera alla punta, appunto, del laser. Questa telecamera permette, mentre si entra all'interno della cavità, di osservare se ci sono delle ostruzioni o altro materiale che potrebbe impedire l'accesso, e anche di scattare delle istantanee. Quindi potete anche vedere la rotazione del laser avviene in due modi. In questo punto qui il laser ruota di 360 gradi attorno al proprio asse e poi ruota anche questa parte di 180 gradi in entrambe le direzioni, e permette questa combinazione di movimenti, di rotazioni, di coprire per intero la cavità, quindi di rilevare a 360 gradi la cavità. Qui invece si può vedere la sonda viene collegata a una batteria di aste. Ogni segmento è lungo circa 1 metro e man mano che la sonda, qui purtroppo l'immagine è un po' così, qui in pratica si dovrebbero vedere i parametri di input, quindi le coordinate x, y e z geocentriche, e tutta una serie di informazioni che abbiamo, l'azimut come vi ho detto, che permettono appunto di posizionare lo strumento nello spazio e di acquisire man mano che si procede lo stendimento dello strumento all'interno del foro, di acquisire ogni metro, quindi man mano che si procede, la posizione esatta dello strumento. Prima di entrare nel caso specifico di studio, giusto un breve inquadramento geologico sulla Puglia. Come vi dicevo prima, il territorio pugliese è noto per avere un bedrock calcareo mesozoico essenzialmente, costituito dai rilievi del Gargano, delle Murge e del Salento. In trasgressione su questo bedrock poggiano delle calcariniti, come vi dicevo prima, essenzialmente di età plio-pleistocene, così come accade appunto nel territorio di Cotrofiano, in particolare nella zona nord del territorio di Cotrofiano, qui in questo verdino, affiorano delle calcariniti. La formazione si chiama calcarinite del Salento, ma con il recente aggiornamento dei fogli CARG è stata accorpata la calcarinite di Gravina. Sono informazioni per chi magari conosce un po' meglio la litostratigrafia della Puglia. E in continuità di sedimentazione sulle calcareniti poggia
la formazione di Gallipoli o formazione delle argille grigio-azzurre subappennine che appunto si trovano in questa zona qui del territorio di Cutrofiano. I tecnici che lavorano per il comune di Cutrofiano, in particolare il collega Francesco Ligori e la collega Francesca Lagna, hanno già svolto dei sondaggi nell'area. Questo è un sondaggio a carotaggio continuo, come, e si può vedere come la calcarenite, che è questa qui, possa essere suddivisa in due subunità, in particolare la calcarenite grossolana, qui detta giallastra, che viene localmente anche indicata con il termine di Mazzaro, e la calcarenite grossolana giallastra, questa qui, localmente nota con il termine di tufo, qui si può vedere anche in affioramento, sono due calcareniti differenti, questo è il contatto tra le due calcareniti, e appunto nel territorio di Cutrofiano la parte che viene cavata è questa qui inferiore, cioè la calcarenite grossolana giallastra. In particolare, diciamo, la calcarenite grossolana è trattata come un cappellaccio, però quando le cave si sviluppano nel sottosuolo, in pratica ha un ruolo molto importante perché costituisce appunto il tetto delle cavità e per le sue caratteristiche, diciamo, di maggiore resistenza, garantiva durante le lavorazioni una maggiore tenuta, ecco, della cavità stessa. Mentre questa parte è quella che viene cavata, qui si vede la cavità che grosso modo ha un'altezza di circa 5 metri. Qui invece abbiamo una mappa che è stata realizzata dalla Federazione Speleologica Pugliese, che ha intrapreso dei rilevamenti nell'area. In particolare i pallini rossi indicano i boccapozzi delle cave, mentre in giallo appunto è riportata la planimetria delle cave note, sono tutte cave che si sviluppano nel sottosuolo a profondità variabili in genere dai 7 ai 20 metri. Quindi, come potete vedere, c'è una fitta rete di cavità nel sottosuolo di Cutrofiano, e queste cavità, come potete vedere, alcuni boccapozzi lambiscono anche il centro abitato, che è in questa posizione qui, e in particolare negli ultimi anni si è trovato che ci sono delle cavità che si sviluppano, come vedremo tra breve, anche al di sotto del centro abitato. Noi come autorità di bacino siamo già intervenuti nell'area e abbiamo perimetrato le aree all'interno di aree a pericolosità geomorfologica, in particolare, come potete vedere, in PG3, quindi in area ad altissima pericolosità, è riportata in un certo senso l'inviluppo che tiene dentro tutte le zone che contengono sia i boccapozzi che la rete caveale che è stata fino ad ora censita, diciamo così, rilevata. Come potete vedere, qui c'è una grande PG2 che diciamo caratterizza la periferia meridionale dell'abitato di Cutrofiano, e in cui si sono concentrati di recente gli studi, appunto, come dicevo, per il PUG del comune di Cutrofiano. E l'altra cosa interessante che vi faccio notare è che nell'area sono già avvenuti degli sprofondamenti che hanno caratterizzato delle aree di campagna, quindi delle aree in cui non ci sono abitazioni. Questi sono alcuni degli sprofondamenti che si sono avuti. In questo caso, questo è un casolare di campagna abbandonato. Come potete vedere, la formazione di questo sinkhole ha verosimilmente prodotto anche questa crepa che si vede qui lungo l'abitato. Come si diceva stamattina, dove si formano i sinkhole, dopo un po' ci si forma un laghetto, quindi mi verrebbe da dire che non tutti i sinkhole vengono per nuocere, perché ci sono anche delle aree che dal punto di vista naturalistico sono apprezzabili. Quindi proseguo, questa è la periferia meridionale di Cutrofiano, così come hanno fatto vedere i nostri amici professionisti che hanno preceduto il mio intervento. I geologi professionisti, che in genere sono chiamati a confrontarsi con questi problemi, le tecniche che in genere adoperano sono quelle della tomografia elettrica per individuare grosso modo dove si trovano le cavità, e poi con dei sondaggi a carotaggio continuo, quindi con dei
dei sondaggi puntuali, vanno ad intercettare la cavità, prelevano il materiale, quindi lo caratterizzano da un punto di vista geotecnico, e così dicendo, come è stato ben illustrato in precedenza. Così hanno fatto anche i nostri colleghi di Cutrofiano. Noi li abbiamo affiancati in un secondo momento, perché il problema è quello di il grande quesito è quello di dire sì, ma dove esattamente, qual è la palenimetria reale di queste cavità che non sono più raggiungibili dall'uomo, perché ci hanno costruito sopra, hanno ostruito completamente qualsiasi bocca pozzo, quindi è impossibile in questo momento accedere. Quindi noi abbiamo proceduto con un rilievo, questo è il caso di via Otranto. Qui vi dicevo prima, qui si vede meglio i valori di input che sono stati inseriti, e man mano che ogni metro viene inserito lo strumento nel foro, lo strumento corregge in automatico i suoi valori di azimut, di inclinazione, eccetera, eccetera, e quindi noi sappiamo in maniera precisa qual è la posizione dello strumento nel sottosuolo. Dopodiché inizia il rilievo vero e proprio. Una volta che noi raggiungiamo la cavità, decidiamo che la posizione è quella corretta, inizia l'acquisizione della nuvola di punti, e quindi in tempo reale noi possiamo osservare appunto la nuvola di punti che si forma, e il risultato che noi possiamo immediatamente vedere è questo. Dove c'è scritto Collar 1 altro non è che il piano campagna, e qui i singoli nodi sono della lunghezza di un metro. Dopodiché noi abbiamo raggiunto questo punto, è iniziato il rilievo. Questo è stato un rilievo che è stato condotto con, per ottenere un rilievo di media risoluzione, quindi la risoluzione può essere molto aumentata rispetto a quello che vedete. E comunque un dato importante è che noi abbiamo acquisito questa nuvola di punti in un tempo relativamente breve, cioè ci sono volute 2 ore scarse. In 2 ore scarse noi abbiamo ottenuto questo rilievo. Cosa si può vedere in questo rilievo? Beh, innanzitutto questo è un camino. Il camino che veniva utilizzato per far scendere uomini, mezzi e animali all'interno della cavità, per poi procedere con l'estrazione del materiale. Questo camino era assolutamente ignoto, non se ne conosceva la posizione, noi l'abbiamo messo in evidenza. Si possono vedere in dettaglio le geometrie della cavità. Come potete vedere, si procedeva in genere con, si raggiungeva quindi la profondità e dal punto che si raggiungeva si scavavano dei cunicoli che avevano grosso modo una sezione quadrata con lato di 5 metri in questo caso. La stessa cosa noi abbiamo fatto per via Brindisi. Vado più rapido, anche sì. Qui si può vedere molto bene la cavità. Dopodiché io ho saltato tutta una serie di procedure per passare dalla nuvola di punti, procedure software, per passare dalla nuvola di punti alla ricostruzione del solido. Vi faccio vedere innanzitutto una cosa importante, che noi abbiamo restituito la planimetria delle cavità. Qui si può vedere molto bene che ad esempio questo ramo si sviluppa al di sotto di questo fabbricato, che altro non è che un supermercato. Quindi le due cavità si trovano al di sotto del tessuto urbano, e ovviamente noi non abbiamo in questo momento ancora l'esatta percezione di quella che deve essere la geometria di queste cavità, che ovviamente sarà più grande di quella che vi mostro in questo momento. Quindi il passaggio successivo sarà appunto quello: noi abbiamo individuato queste zone come possibili zone dove ci sono altri cunicoli, quindi con la collaborazione del comune realizzeremo altri sondaggi, inseriremo la sonda anche in questi e continueremo con il rilievo. Ora, se funziona, vi faccio vedere anche un tour virtuale della cavità. Va un po' lento, però come potete vedere noi abbiamo ricostruito il solido, è possibile ispezionarlo sia esternamente e quindi vedere se ci sono delle anomalie, come per esempio dovute per esempio al crollo della cavità o del coso. All'interno è possibile, o dei pilastri, all'interno è possibile vedere anche che c'è del materiale che è stato
che è stato abbandonato. Con l'ispezione, con una telecamera da foro, abbiamo visto che si tratta di materiale di risulta che veniva abbandonato durante le cave. Come potete vedere, è possibile con un tour virtuale. Questo è il camino che vi facevo vedere, da cui accedevano le persone. È possibile fare una ispezione virtuale della cavità e osservare e ricostruire anche delle informazioni sulla presenza di eventuali crolli incipienti o già avvenuti all'interno della cavità. Quindi dura un minuto, è finito, posso andare direttamente alle conclusioni. Quindi le conclusioni, cosa si può dire? Che il rilievo tridimensionale che questa tecnica permette di restituire, un rilievo tridimensionale di dettaglio delle caratteristiche geometriche della cavità, che permette di avere delle mappe con la distribuzione impianta delle cave all'interno del centro abitato di Cutrofiano, che permette di ricostruire un modello geometrico del sottosuolo in un sistema georeferenziato che successivamente viene anche implementato con i dati stratigrafici desunti dai sondaggi geognostici. Inoltre permette di rilevare le forme geometriche dell'intradosso e del pavimento in maniera da individuare i fenomeni di crollo con accumulo di blocchi su pavimento. Permette inoltre di individuare le aree in cui è necessario approfondire le indagini geognostiche per la presenza di ostruzioni o di gallerie laterali situate al di fuori di quello che è il raggio di azione del laser. E poi, come abbiamo rappresentato su uno dei poster che era appeso in sala, il passaggio successivo è quello di esportare la nuvola di punti in un formato di XF per l'implementazione del modello geometrico con un software di analisi di stabilità agli elementi finiti, FEM, per appunto avere tutta una serie di informazioni sulla stabilità appunto di queste cavità. Ovviamente ho riassunto questa situazione per chi ha avuto modo di leggere il poster, ha potuto vedere quelli che sono tutti i passaggi che noi facciamo per arrivare appunto a un modello di questo tipo. Grazie. Molto interessante. Io ho due domande molto particolari. Dunque, la prima è, siccome credo voi siete autorità di bacino, sì. Allora, la sessione che stiamo facendo è quella che riguarda anche le nuove tecniche e la parte di normativa. Volevo sapere, specialmente per quel supermercato, che è un'opera rilevante, classificata rilevante come nell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è un'opera che è con un alto afflusso di persone, quale procedure, quale normative avete preso in esame, anche se non avete, io sono stato a un convegno che avete organizzato in Puglia in cui ho potuto verificare la buona sinergia con il gruppo degli speleologi che vi permettono di visitare queste cavità sotterranee. Però in questo caso che tipo di normativa avete intenzione di prendere, che tipo di provvedimenti? E l'altra cosa, i costi di questo, perché tu hai parlato di costi molto elevati di questa tecnica, che è buonissima nelle situazioni appunto di non possibilità di esplorare le cavità sotterranee. Allora, innanzitutto noi come autorità di bacino dal 2006 ci siamo dotati di un atto di indirizzo proprio per inserire queste tipologie di cavità all'interno di considerare appunto queste cavità all'interno del PAI, quindi del piano stralcio di assetto idrogeologico. Quindi il nostro obiettivo, come si sa, il PAI è uno strumento che viene di continuo aggiornato. Quindi innanzitutto noi dobbiamo portare a termine questi studi per acquisire tutti gli elementi. Il passaggio successivo sarà quello di aggiornare il PAI e quindi di inserire le aree, queste aree qui, tra cui anche il supermercato, in aree ad altissima pericolosità geomorfologica, e quindi aree a rischio. Noi chiaramente lavoriamo in sinergia con il Comune, e il Comune in questo caso, anche alla luce dei risultati di quelle che saranno le nostre indagini, è l'organo deputato a prendere dei provvedimenti, le ordinanze appunto,
per decidere se questo supermercato dovrà essere sgomberato, ad esempio, o se invece la situazione non richiede un intervento di questo tipo, però deve essere chiaro che all'interno di queste aree non è possibile più intervenire e costruire in un determinato modo, perché il rischio che queste situazioni possano in un futuro degenerare, evolvere, è molto elevato. Io aggiungerei un altro fatto che non ho detto per brevità, ma queste calcariniti, se noi facciamo un'ispezione oggi, possiamo anche vedere che sono, tra virgolette, stabili. Ma noi, come sappiamo, la loro evoluzione nel tempo può anche degenerare, e quindi le caratteristiche meccaniche delle calcariniti possono peggiorare, e quindi in futuro non è detto che le condizioni possano degenerare. Un ulteriore passaggio che noi vorremmo fare è quello di far passare il concetto che queste cavità non vanno chiuse, cioè il boccapozzi non vanno totalmente tombati, perché è importante un ricircolo dell'aria che permette a queste cavità di asciugarsi, quindi di non registrare tassi di umidità talmente elevati che potrebbero essere molto dannosi sulla cavità stessa. Sì. Poi per i costi, sì. I costi non sono costi elevati, certamente non sono costi probabilmente abbordabili per un singolo professionista, perché lo strumento costa, se non ricordo male, acquistato qualche anno fa, 60.000 euro, quindi è notevole, però è anche vero che magari dei gruppi di professionisti, degli studi più grandi possono iniziare a dotarsi di questi strumenti, e magari io spero che in futuro, con l'evolvere della tecnologia, questo strumento possa costare sempre meno e diventare di maggiore accessibilità. Diffusione.